Ospitata al Guido Reni District, a pochi passi dal Maxi, in uno spazio di oltre 3.000 metri quadri, il primo Grand Déballage, la famosa manifestazione di tradizione francese, già molto seguita anche in Inghilterra e all'estero. Tre giornate di festa dedicata a chi ama il bello ed è in cerca di curiosità ed oggetti introvabili. Il Grand Déballage è una tradizione francese, come indica il nome, vuol dire sballare, quindi scartare, perché è un appuntamento che consente di fare affari, di risparmiare veramente. Infatti gli oggetti di antiquariato, di modernariato non passano da troppe mani, ma direttamente dagli antiquari e da collezionisti vengono sballati. Naturalmente dove? Proprio dietro al camion. Infatti i francesi dicono occhio du camion, insomma questa è la formula, ed è una formula che in Italia sta mano a mano attecchendo, arrivando, e questo è il primo Grand Déballage di Roma. Davanti a un ricco e folto pubblico, tante le opere che sono state proposte, molte di grandissimo valore. Da Roberto Gallo, storico importatore di mobili e di oggetti d'arte, a Massimo Luciani di Orvieto Art, Mario Delli Compagni e Francesco Cardone dall'Abruzzo, con mobili e oggetti d'arte dal Rinascimento al Tardo Gotico, dal Veneto lampadari e accessori di Murano. Ci troviamo in una manifestazione nuova per Roma, che riunisce diversi antiquari che provengono da tutta Italia. Abbiamo fatto uno sforzo per dare un tocco di qualità e raccogliere anche alcune novità all'interno di questo déballage, che non è una semplice mostra e non è un semplice déballage. Abbiamo innanzitutto alcuni pezzi molto importanti portati dall'antiquario Antonio Santolini di Roma. C'è una Gerusalemme liberata del 600 commissionata dal cardinale Ottoboni, è una tela da 5x4 molto molto bella, presente qui. Abbiamo altre cose importanti come porcellane di Meissen, come statue, bronzi, e sui quadri abbiamo Giulio Torta dalla Sicilia, che è specialista di materiali sui templari, ha dei quadri antichi molto belli, e abbiamo Sara Penco, detentrice del brevetto Sistema Penco per rilevare i falsi nelle opere d'arte, che collabora con il nucleo dei carabinieri e sta restaurando qui in diretta dei quadri, ha portato anche una scuola del Tiepolo. Quindi abbiamo dei pezzi veramente belli e anche però banchi da falegname, rustico, antico, i mobili abruzzesi di noce del 600, abbiamo un rappresentante di Napoli che ha del bellissimo barocco che ricomincia ad andare in auge, soprattutto a nord Europa. E di là nel padiglione del design abbiamo del bel design di firma italiana, cioè non è uno zibaldone, non è un potpourri, ma è un qualcosa di raccolto e di ampio che rappresenta la tendenza, cioè la richiesta che c'è oggi sul mercato. Cerchiamo di dare al mercato di Roma ciò che chiede, cose belle, cose varie e anche cose importanti. Presente alla manifestazione la restauratrice Sara Penco, autrice dell'omonimo brevetto per carpire i falsi nelle opere d'arte. E la grande passione per il mio lavoro mi ha portato ad individuare un metodo che è dedicato alla valorizzazione e al recupero della conoscenza perduta nel patrimonio, nel settore del patrimonio culturale. Il metodo si basa sul principio fondamentale di porre ordine nel caos nel quale versano tutte le informazioni che popolano questo argomento. Io ho cominciato a porre un ordine ermeneutico, cioè la codifica di un linguaggio perduto, andando a recuperare tutte quelle informazioni che sono un patrimonio conoscitivo inestimabile, propedeutico alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla sua conoscenza, e che poste in ordine consentono di raggiungere un obiettivo ambito, di superare lo stato della tecnica attuale, i limiti dello stato della tecnica attuale. Il metodo appunto è la codifica di un percorso storico oggi perduto e
ho diviso tutte le informazioni, ho cercato di porre ordine tra tutte le informazioni che popolano il settore dell'arte, innanzitutto dividendole nei contenitori appositi che le suddividono per le loro caratteristiche per statuto e natura. Quindi all'interno poi di ogni contenitore sono andata a porre un ordine ermeneutico. Quindi chi vuole conoscere l'iconografia o tutte le informazioni pertinenti ad un manufatto, basta che segue i passi guidati di questo metodo e riesce a recuperare le informazioni perdute. Momenti di formazione e gioco sono stati proposti ai piccoli antiquari, che hanno avuto la possibilità di portare i giochi che volevano e poterli vendere e acquistare ad una mini asta educational, sotto gli occhi attenti di Luciano Carnaroli, uno dei più stimati professionisti del settore. Sia parte dei giocattoli che i proventi dell'asta inaugurale sono stati rivolti alla Piccola Famiglia, un'associazione onlus che svolge da anni la sua attività nel campo dell'assistenza a portatori di handicap, disabili in genere, infermi affetti da malattie croniche e non, con particolare attenzione ai bambini e ai giovani. Io volevo ringraziare tutti gli organizzatori di questa prima mostra a Roma del Grande Ballage, dove abbiamo unito la sensibilità dell'arte, la sensibilità dell'oggetto che ti fa piacere andare a scovare e a trovare, anche a un fine di carità e di aiuto. In questo caso siamo noi della Piccola Famiglia, beneficiari di questi 3 giorni che vedrà questo mercato. Ecco, proprio in questo momento c'è una base d'asta di alcuni oggetti offerti anche dagli espositori, dove una parte dei proventi andrà alla nostra associazione. La Piccola Famiglia esiste nel territorio romano da 17 anni, si occupa prioritariamente di assistenza a disabili e persone meno fortunate. Durante l'anno svolge varie attività, abbiamo superato i 130 unità nuclei familiari di distribuzione ai viveri, facciamo vacanze, momenti di assistenza, piccoli soggiorni al mare per i nostri assistiti. Adesso tra pochi giorni partiremo per il 17° pellegrinaggio di Lourdes, dove saremo circa 600 con 130 assistiti e tantissimi giovani, che è una delle peculiarità della Piccola Famiglia. Un grande coinvolgimento di ragazzi dai 15 ai 18 e non solo, che partecipano a tutte le nostre attività. Io ringrazio questa serata che ci potrà dare un'opportunità per portare qualche nostro assistito a Lourdes. Nulla è mancato all'interno dei padiglioni, anche una mostra allestita per l'occasione dal collezionista Gianni Brandozzi sull'antica cartografia di Roma, pezzi unici ed introvabili, per la prima volta esibiti tutti insieme. Hai mai comprato la luna? È stato il leitmotiv dell'iniziativa, per la prima volta rivolto non solo ai mercanti del settore, per questo grande ballage di Roma. Un'occasione d'oro per fare grandi affari, forse anche per comprare la luna, chissà, magari qualcuno l'ha portata.